Noi siamo uno dei pochi comuni toscani che ha i conti, diciamo, in ordine e un quadro di relativa tranquillità finanziaria in un momento di grandi tumulti perché ci stanno togliendo ogni giorno dei riferimenti stabili. La difficoltà nostra è questa, come abbiamo cercato di spiegare, insomma, anche alla stampa, di riuscire a spendere il denaro che abbiamo in cassa per poter sostenere anche il mondo dell'impresa per i lavori che fa per la pubblica amministrazione in un momento di grande difficoltà. E quindi il primo problema è il patto di stabilità, che va sicuramente rivisto. E l'altra questione è che noi stiamo subendo un continuo taglio di trasferimenti statali che ogni giorno ci costringe a fare gli equilibristi sul filo. Questo è un modo inaccettabile di, diciamo, di gestire passaggi così delicati, i comuni non ce la fanno più. Tutti i comuni dell'Elba sono stati cancellati dal punto di vista dei trasferimenti perequativi previsti nel fondo di perequazione, quindi chi aveva come noi quasi 2 milioni di euro si trova a zero da parte dello Stato. È una situazione terribile perché comunque noi gestiamo il rapporto con i cittadini e questo rapporto ha bisogno di risposte in tempi molto rapidi. Mentre le ultime norme e manovre di finanza pubblica, ma ormai da diversi anni a questa parte, stanno rendendo ai comuni la vita impossibile da questo punto di vista. Ciononostante abbiamo aumentato dal 2004 del 70% la spesa sociale, ciononostante non abbiamo aumentato i tributi comunali dal 2005, cercheremo di non impoverire né le famiglie né le imprese con questa manovra dell'IMU, che è veramente una manovra molto pesante. Faremo di tutto, non metteremo imposta di soggiorno, non metteremo tassa di sbarco, faremo di tutto per non appesantire il quadro per chi deve sopravvivere a questa difficilissima crisi. Ma bisogna che lo Stato capisca che i comuni non sono spendaccioni, sono i ministeri, è la politica di Roma che è spendaccione, è quella politica che sta togliendo risorse allo Stato che va combattuta, non chi tutti i giorni deve rispondere ai cittadini che gli bussano alla porta. Previsioni sull'IMU? Le previsioni sull'IMU sono intanto di far fronte, diciamo, a quella che è un'imposizione che ci arriva per decreto, cioè di mettere una certa dove si cerca di non penalizzare chi ha le prime case, di fare qualche azione, diciamo, di penalizzazione nei confronti di chi magari ha seconde case sfitte.